Ciao, buongiorno, ben ritrovato. 20 aprile. 20 aprile, sono passati 2 giorni dal compleanno mio. Porca miseria, oh. 2 giorni sono passati, oh. Mamma mia. Ieri ho fatto tardi. Ieri ho fatto tardi perché sono stato a una puntata live, una trasmissione live. Per chi è di Roma, magari lo saprà, lo conoscerà, Dr. Vintage, puntata fatta insieme a Marco Baldini. Passata una bella serata, più che altro belle, mi sono fatto delle risate. Sono tornato tardi e niente, stamattina dico: mo che faccio? Non faccio, poi con questa temperatura qui, insomma, sai com'è? È un po' così, sei un po' rintronato. Allora, raga, manca oggi giovedì, domani c'è l'aperitivo, eh. Chi va a venire, se lo perde, ci posso fare niente, peggio per voi. Caffè. Beh, quello che si fa tutte le mattine, no? Che fai, tu bevi il caffè al bagno, tu bevi, come no? Allora, ieri mi sono messo la cera, qualche cosina ancora c'è, vedi? E poi vedi la cosa bella, ieri mentre stavo lì, il buff a un certo punto, è usato, capita un po' chat, ecco qua, si è spagliato, hai visto? Tiè, ce n'ho tre io, ce n'ho manco uno, ce n'ho tre, c'è un rastrello. Quindi niente, questa devo provare l'altra, mi è stato detto, anzi mi è stato consigliato, prova l'altra cera della capita un po' chat, quella dentro la scatolina d'alluminio, provato pure quella, casomai la ritevo provare. Fuma zero stamattina, c'è dove mettere donna, oh, per donna Malia, vedo un po', aspetta, abbi pazienza, stamattina devo ripetere l'esperimento, no, devo ripetere la sbarbata con la sotto zero e col pre anonimo, dica anonimo perché la marca ce l'ha. Tanti la conoscono, però questa botta la nomino come l'altra volta. Mi sto zitto, no? Dici? Sai pure perché faccio questo? Perché ieri mi hanno scritto sul canale, poi c'è sta un simpaticone che non ti preoccupare che oggi ti rispondo. È il simpaticone che mi ha fatto la battuta sul pinguino. Perché c'è il pinguino qua disegnato, vedi? Eccolo qua. Ha fatto, ma che contiene tracce di pinguino? Sì, infatti, un pezzo di becco sta qua, lo vedo. E poi, mamma mia, aspetta, la buono, mi devo concentrare. Che stava a dire? Che stava a dire? Stava a dire lo scherzo che mi ha fatto. No, non nomino quell'altra marca lì, per semplice fatto che questa, per esempio. No, che tanti dicono, ah no, perché te fai di qua, te fai di là, io non faccio niente, semplicemente le cose ce l'ho e le provo e mi piace condividerle, come fanno tutti poi del resto, no? Ecco qui. E almeno questa azienda ci ha sentito, noi consumatori abbiamo fatto una petizione, l'abbiamo portata, l'hanno accolta e hanno rimesso in produzione una linea. Quell'altra marca, di cui non faccio il nome, tanto la persona che mi ha scritto l'ha capito, ma non la faccio no perché mi sta antipatica la marca, semplicemente perché io ho scritto, mi hanno risposto, io ho riscritto, non ho risposto, dopodiché sono spariti. Allora, a me questo comportamento, me personalmente, non piace più di tanto, perché io consumatore, comunque sia, che compro il tuo prodotto e quindi manifesto il mio interesse verso il tuo prodotto, dovrei avere un minimo di attenzione in più. Se io ti chiedo perché non fai anche quello e quell'altro, no, fai perché devi produrre, ma perché non le prendi in considerazione? Nulla, non ti rispondono. Allora a sto punto, regà, tanto ormai è affermata la cosa, quel prodotto, si vede da tutte le parti? Bene così, io sto bene così, non sento la mancanza, tra virgolette, me ne frego dopo un po'. Sì, la curiosità ce l'ho, perché c'è la serie mancante, però sinceramente poi dopo un po' non me ne stai manco più appresso perché mi smuscia una cosa del genere.
Cioè preferisco più, ripeto, un'azienda che se tu provi a domandare e rispondono perché rispondono, poi trovi anche l'accoglimento della tua richiesta, beh insomma, raga, differenza c'è, no? Cioè, il consumatore viene in qualche modo, comunque sia, no? In qualche modo viene considerato, perché è giusto, so io che compro, se non mi consideri, che stiamo a fare? Ma capito? Ma capito? Vabbè, lasciamo perdere. Senti, stamattina, vabbè, metto quel coso lì che già ho detto. Anzi, no, aspetta, invece di quello lì, te ne dico un altro che mi sta più simpatico. Sì, stamattina quello lo lascio proprio là, manco lo guardo proprio. Stai bene là dove stai. Stamattina metto il Vitos, sta dentro questa scatolina qua, il pre-barba, ci metto questo, tanto è mentolato. Perché devo mettere sempre e parla sempre di quella cosa lì? No, non ne parlo oggi. Ecco il video, senti com'è? Morbido. Tiè. A me poi piace pure il sapone della Vitos, che è qualcosa di, secondo me, ottimo. Ma che, ma smundo? No, smundo. Dove va? Mo te dico perché. Mamma mia, ma che? No, uno straccio bagnato, ma evidentemente è entrata parecchia aria. State straccio bagnato, raga. Peccato, porca paletta. È andato. Ciao Vitos. Mazza e puzza, oh. Aspetta, fammi lavare la saponetta, la puzza è indescrivibile. Mamma mia, cioè ha preso aria, quindi sta de straccio pure questo. Mo tu mi dirai, ma che te puzza tutto lo straccio? Beh, se una cosa comincia a andare a male, prende aria, sta de stantio. No, non è buono, è ormai partito. Quindi il Vitos, vedi, come qualsiasi altra cosa, se tu non la conservi bene, non la aiuti bene, poi prende aria e si rovina. Quindi mi tocca mettere la marca che non voglio nominare. Ma non perché mi ha fatto niente, perché non la voglio proprio nominare. A parte che ci arrivate da soli, senza che ve sto a dire in bocca ogni volta. Ah no, perché quella tanto mo l'hai pure vista, quindi figurate un po'. Si è visto? Diciamo che ce ne sta pure un'altra, eh. Quella la nomino tranquillamente, la prep, che c'ha la stessa fragranza. È la stessa. Eccoci qua. Lo vedi? Ecco qua. Insomma, ti dicevo ieri, bella serata. È stata una bella serata. E te devo far vedere il pennello, aspetta. Intanto la sotto zero io me la vado a mettere, io vado a fare a mollo. E ci metto un po' di acqua del pennello, questa mattina ti faccio vedere che bel pennello che ho. Un maiale, un Pantarei con lo sciccaretto. Tiè, vuoi mettere? Tiè, beccate questo e porta a casa. Dico, una bella 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 serata ieri, una bella. Spero che qualcuno di voi l'abbia vista. Scusami, se ci vuole. Allora, stamattina, sai che era so? Io uso questo qua.
Questo qui, carino, 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 carino. Oh, l'ho affilato, vediamo un po' se l'ho affilato bene. Ancora so, una mezza seghetta nella affilare. Ci provo, aspetta un attimo. Scrovellata. No, perché ieri sono stato un po' preso in giro. Cioè, ieri mi ha preso in giro un po' Baldini. Ah, Baldini, non si fa, mi devi in giro. Che questo non è rasoietto, questo è un rasore, capito? Questa è roba seria. La verità, un po' scolomellare mi ricorda il macellaio, scusa, che magari iniziate Roma. Ah, eccoci qua. Siamo pronti? È un pochetto duro quando lo vai a chiudere, eh? Un pochetto duro, però è carino perché c'è questo intarsio qua, sto stencil è molto made in Germany. Sailors, io l'ho chiamato Sailor Moon l'altra volta, dico c'è un rasoio Sailor Moon. Allora, io intanto inizio, mamma mia, insomma ieri faceva pure fresco, stamattina insomma è un po' così, andare a recuperare il motorino. Poi raga, io consiglio che vedo, no? Vedi, ho visto tanti che spostano dalla confezione, tra virgolette, originale, dentro altre cose. Raga, state attenti a farlo, perché, vedi, nel caso mio, vabbè che sono passati, hanno passati 4 mesi, 5 mesi da quando ce l'ho, però state attenti perché se c'è una confezione magari particolare o il metodo suo per conservarlo, sia il sapone che il pre-barba, state attenti. Perché poi magari vi ritrovate che fate sì la cosa bella che ho spostato dentro un altro contenitore, però non chiude bene, è un peccato che poi buttate il prodotto. È un gran peccato, quindi occhio sempre, eh. Io considero che mo ci sto a rosicà proprio perché il virus a me piace. Ci sto proprio rosicando, avrei dovuto metterlo dentro una boccetta della marca anonima e metterlo lì. Almeno se ne va un po' di più. E vabbè, che vuoi fare? Sono cose che uno sbagliando impara, eh. Ah, poi un'altra cosa, per chi è di Roma, mi raccomando, che a metà maggio c'è un evento su dagli amici del Barber, mi raccomando. Quindi state aggiornati, stay tuned, come si dice, come dicono tanti. Bisogna vedesse, eh. Che poi te porto pure un gran maestro là da affilatura e ieri mi ha preso in giro perché io mi faccio piangere da tutti, capito? Sono burlone. Senti come sono, eh? Chi è? Fammi vedere. Da fa pure senza motorino un'altra volta, dopo li chiama, eccoci, eccolo qua. Monda. Che ho? Ma dove la schiuma la vedi? La vedi o non la vedi? Perché io non so se tu la vedi. Io sono 3 ore che sto a parlare. Sei concentrato su di me, eh? Mi stai a guardare? Così è troppo basso. Momento. Questo è un momento intimo, signore e signori. Questo. Senti qua come mi comincia a freddo. Dopo della sotto zero devi prendere una benacol o se no un antibiotico.
mezzo, la sempre chiamiamo così, però non so, mica lo so che stanno a tagliare. Allora, vediamo sto Sailor Moon, no? Cazzo è duro. Ma che ho filato bene? Ma ha messo adesivo, guarda un po'. No, si vede, ecco, guarda la mia barba. Sembra che ha filato bene sta botta, mettete pure. Continuiamo. Vitaccio. Ieri ho pure sbarbato cosa. Sono mezzo riuscito perché è una barba strana, Simone. Stavo su affrascati. Ci ho provato, ma c'ha un barbone duro. Hai capito? Qua lo famo dopo. Sale subito, senza pensieri. Allora, oggi io sto, so che te non te frega niente, ma io oggi sto a piedi. Me devo cucinare da solo. E c'ho pure un bel po' di cose da fare. Delicato. Io non c'ho una barba, io c'ho il velcro. Mazza, t'andiamo là sto gatto. Sentito? Ok, perfetto. Allora, signori, magari uno mi chiede, se scrive adesso al canale mio, ma perché c'hai sta cosa del rasoio a mano libera, rasoio di sicurezza, di qua, di là? Perché? Perché un giorno così, come è nato il mio canale, no? Un giorno così, non sapevo che fare, ho detto, mo, c'è una telecamera, mi metto a fare qualche video così. Ma io vedo che effetto fa, che cosa crea, che ne pensa la gente. La maggior parte delle persone ormai so cosa pensano di me, e di quello che gira intorno a questo metodo tradizionale di farsi la barba, che mio nonno si faceva la barba così, tuo nonno si faceva la barba così, può essere pure tuo padre, se sei della classe mia, io sono dell'83, magari pure.
però ho notato tante differenze. Stanno dei ragazzi ancora mi scrivono: ma secondo te va bene se uso il Gillette Mach 3? E io, boh, buttalo proprio, cioè o prendi o butti, come ha comprato o butti, perché sta rasatura qua, se te la fai fatta bene, pure con mano libera, e ti dico una cosa, che farla a un'altra persona con mano libera non è facilissimo, non è facilissimo, te lo posso garantire. Io ho visto la piccola differenza tra mano libera e chavette. Lo chavette è molto più rapido, il mano libera dovrebbe essere una rasatura lenta e confortevole, ma sicuramente te dà delle soddisfazioni che non te può dare uno chavette. E niente, ho iniziato a fare solo questo canale così, per gioco, per passatempo. Poi ho visto che molti di voi, vedi effetto elio, molti di voi poi si sono innamorati di questo, di questa metodologia, no? E alla fine è venuta fuori sta cosa, sto canale che parla, non è che io... Aspetta, oh, mi dovrei levare un altro baffo che mi stanno entrati, vedi? Aspetta, o leva. Sto a parlare mentre il baffo entra la bocca, mi dà un fastidio, Eccoci qua. E tanti si sono innamorati, vedo che tanti hanno riscoperto sta rasatura tradizionale. E se si trovano bene, e bla bla, e bli bli. E quindi niente, è nata così, perché quel giorno non c'avevo niente a che fare, niente da fare, e poi qualcuno mi ha consigliato: perché non provi questo tipo di rasoio? Ho detto perché no, adesso c'ho paura. Poi una volta che l'ho usato, lo sono messo in viso, la paura è scomparsa, è scomparsa. Tempo fa ho riutilizzato un Gillette, quello che utilizzavo prima, il 5 lame, l'avessi mai fatto, la pelle bruciava da morire. Ah, senti qua che ghiaccio! È morbido sto pennello. Ok, a posto. Andiamo alla seconda passata. Ah, ma un'altra cosa, ieri mentre facevo la barba al caro amico ho usato la marca anonima e gli si è seccata in due minuti, si è seccata subito un viso. È rimasto con questa cosa, sembrava che c'era la schiuma quella per i bambini del carnevale. Era una cosa inguardabile proprio. Aspetta che sto... Aspetta, scusami. No, perché sto aspettando delle cose, quindi non vorrei che poi mi suonano. La parte del mento è quella più difficile.
A posto. Che te devo dire, che te devo dire, che te racconto, te racconto. Te via un trono. Hai sentito il buca? Hai sentito? Ecco qua, bello lindo, lindo e pinto. Ora la consiglio a Andrea che ieri si è preso in mano libera. Andrea, ti devi comprare l'allume di rocca, la prima volta che lo utilizzi. Passa dal lume di rocca sulle mani in modo tale che c'è più grip sul rasoio. Mi raccomando, è importante, non te lo dimentica. Ah, bello. A posto. Ah, sono bello fresco, eh? Ci credi? Sono bello fresco, ci credi? Sta crema non è che è favolosa, è qualcosa di più, è di più. Beh, lo sai come si dice a casa mia? Provare per credere, non mi credi? Prova. No, prova, sono problemi tuoi. A me non mi frega niente, so problemi tuoi. Quanto è bello sto rasoietto, mamma mia quanto è bello. Quanto sei bello tu, quanto sei bello. Sì, pure tu picchio sei bello. Sta a dormire qua sotto picchio. E eccolo qua. Allora raga, quando hai finito, mi raccomando, scoramellate. Scoramellate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insomma, bello da scoramellare. E mo, c'è stiamo. Oh, ok. Ma non male sto rasoio, non male. Non male, non male, non male. Qua mi sono fatto, sì, la voglia, fatto. Sai che c'è qua del bello? Che c'è la custodia che è proprio nuova, nuova. Quindi, sto bel rasoio lo mettiamo qui in sicurezza prima che mi cada. La sotto zero la vado a riporre, ancora c'ho la faccia congelata. Quindi, eccolo. Aspetta, mi sciacquo, scusami. L'acqua fredda sulla sotto zero, insomma. Acqua congelata dopo che ti sei sbarbato che la sotto zero, insomma, non è che ti fa perdere proprio la sensibilità, completamente la sensibilità, dove stai? Dove stai? Colonia? No, stamattina sai che ci voglio mettere io, perché stamattina mi sento l'odore addosso, non ci metto sotto zero. Siccome ho i pori belli larghi, i pori, no altro, oggi ci metto Mastro Michè, eccolo qua, eccolo. Oh, lo vedi? Mastro, fatti vedere. Eccolo, Mastro. E c'ha un ottimo odore. Mi piace troppo, da stanotte mi sto sognando questo odore. Perché sti profumi, ragazzi, ste colonie, sono come dei vestiti, no? Tu magari lo prepari la sera prima, il giorno dopo. C'è chi come me, quando andava al lavoro, mi sceglieva la mattina. Ah, no, no, non potevo scegliere, c'era sempre lo stesso completo. Solo quello devo portare. Ma adesso che sono libero, posso fare come cazzo mi pare a me, capito? Eccoci qua. Wow.
Mamma mia, senti che roba. Quindi ci puoi abbinare qualsiasi, con la sotto zero ci puoi abbinare qualsiasi tipo di colonia, di aftershave. Consiglio mio è mantenerti sul mentolato. Mi raccomando, il pre-barba, dammi retta a me, metticelo. Metticelo al mentolo, metticelo perché ti serve. Mo aspetta un attimo, ti voglio far vedere una cosa. Prima che si salutiamo, perché abbiamo. Chi è? Abbi pazienza un attimo, perdonami, tanto dici che ti faccio compagnia, eccola qua, stamattina come potevo sbarbarmi io, se no con la sotto zero, e te faccio vedere un attimo una cosa, vediamo se ci riesco, aspetta, dove sta? Sì, aspetta, voglio far vedere... Il solito Baldini che non si presenta. Aspetta. Aspetta. No, dove vai? Io. Sì, vabbè, ste cose. Chi sono? Faccio attenzione, Valerio Fujiyama Renieri, mitico Luca Dini. Ancora dovevi inquadrare? Ciao, c'è scritto che conoscano allora, non siamo gli unici imbecilli no, detto che c'ha milioni e milioni di fan. Ah sì? Ma perché cosa fai Luca Renieri? Allora parlo di rasatura, di baffi, di saponi, interessante. Ma io? Insomma, le donne sono male. Eh sì, ma guarda che va per la maggiore, no, ma le gambe, non ma sembra... Da sottovalutare, ma i nasi di sicurezza, beh, spiego un po' di cose così, alla buona, scherzo, gioco, racconto. E c'ho tanti amici che mi seguono tutti i giorni, c'hanno buona pazienza. Se senti Luca, ma a che ora? Sono veri o posticci? No, sono veri, pensa che... Quanto ci ha messo a fare? Un anno. Per pettinarli in anno. Ah, pure quello, perché... No? Sì, sì. E la roba in su ci mette il gel? No, ci fa una piccola cera, ma tanto hai mai, detto il gel, non lo dovevi dire. No, Massimo, ragazzi, ci potete mettere la cera per capelli. Come faccio io stamattina? Infatti, io l'ho detto pure ieri, ma mi sa che non mi hanno creduto più di tanto. Però vabbè, va bene lo stesso. Shiner Gold, un'altra volta questa. È stata comprata da Paolo Salomon. C'è una grande vastità di cere. Mo tra un po' di cere li devo provare. Dov'è? Ne devo provare una particolare. Non ti dico niente finché non ce l'ho sotto la mia mano. Ma perché vieni così te? Oh. Sei contento? Ti è piaciuto? Vatta a comprare allora. Shiner Gold è dura, cioè è una bella. È come se fosse Reuzel. Reuzel, che significa letteralmente, perché l'altra volta stavo su da degli amici, no? Bad Barbershop. E stavamo parlando. Ma raga, ma secondo te che c'entra il maiale su la scatola della Reuzel? Dico, senti un po', ma dove viene fatta la Reuzel? In Olanda. Mettevo un po' Google Translator olandese italiano. Metto Reuzel. E tanto gli ho detto, ma secondo te che significa? Secondo te che significa? Marco ci è andato subito dritto. L'ha beccata proprio subito. Subito, al primo colpo. Significa grasso. Io no. Lardo. Significa grasso. Significa più che altro... Sì, lardo, sì, proprio lardo, ecco perché c'è sta il porco, il maiale, scusa, il maiale, ecco perché, c'è un motivo, infatti io credo che Reuzel, come cacchio si dice, sia nata così come ce l'ho io, cioè io ho quella grassa proprio, non ho quella acquosa, limpida, ho quella proprio grassa, quindi credo che sia nata proprio in questa maniera, non lo so, può essere pure che mi sbaglio, sono un neofita, io sono un neofita. Io, gli altri no. Stavo il pennello. E niente, quindi hai visto? Ma fa manubrio, ho tirato su con la semplicissima cera per capelli. Allora, io vado a lavare questo bellissimo Pantarei con lo sciccareddu. Manico in pera, cioè il manico adesso, ragazzi, è aumentato. Ve lo faccio vedere la differenza, le proporzioni, che forse non noterete bene perché... È vero, tanti mi hanno detto, guarda, io il Pantarei quando l'ho visto da te, pensavo, sul video, pensavo che fosse un classico pennello. Invece, tenendolo comunque sia in mano e vedendo la grandezza del ciuffo, hanno detto,
azzo, quanto è bello, quanto è grosso. E io, figuratevi questo per doppio. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi auguro buona giornata, buona sbarbata a tutti quanti, ci si vede domani che è venerdì, e mi raccomando, date un'occhiata sui siti che ogni tanto nomino, perché si trovano buone cose. Detto questo, vi saluto, se becchiamo domani, buona sbarbata, buona giornata, ciao da Luca, ciao! Ah, aspetta, vuoi che esco con la sbarbata? Aspetta. Ciao.